Siamo con il professor Ferdinando Cornelio, direttore scientifico della Fondazione dell'Istituto Neurologico Carlo Besta, per questo convegno dall'inclusione a Universal Design alla qualità di vita nel tempo libero e nel tempo del lavoro. Ci facciamo spiegare da lui direttamente a cosa può servire questo convegno. Ma l'intento è quello di mettere a fuoco una condizione che sta diventando sempre più pesante, cioè i malati neurologici costituiscono ormai una grande popolazione di persone con disabilità, cronicità e quindi con problemi che vanno al di là delle semplici cure mediche. Questo richiede un'azione a 360 gradi sulla persona, per la quale appunto i criteri non sono più quelli soltanto medici o tecnologici, ma sono quelli di utilizzare dei sistemi di trattamento o comunque di inclusione, appunto, che si rifanno al cosiddetto Universal Design. L'Universal Design sarà definito meglio, in pochissime parole, è un sistema che si occupa dei bisogni delle persone a 360 gradi, al di là delle loro incapacità o delle loro debolezze, e che gli consente di metterli tutti quanti sullo stesso piano per una vita sociale, attiva, turismo, sport o altro, che siano tutte sullo stesso livello. Sentiamo invece Paolo che ci può parlare e dire cos'è l'inclusione. Allora, per rendere le cose più facili possibili, vi farò vedere anche delle piccole immagini che ho preparato. Quando parliamo di inclusione, possiamo vedere attraverso questa immagine molto semplice. L'inclusione è esattamente il contrario dell'esclusione. Vuol dire dare modo a chiunque di partecipare e di non sentirsi escluso dal sistema, dalle comunità o da qualsiasi realtà. Come si sviluppa l'inclusione? L'inclusione è un fenomeno che si sviluppa attraverso l'utilizzo dello Universal Design. Lo Universal Design è uno strumento che può essere come una chiave inglese, un compasso. Noi pensiamo a un ingegnere. Guardiamo questa immagine. Qui abbiamo un ingegnere con i suoi strumenti, il suo compasso, il suo metro, la sua matita. Se lo Universal Design, che è lo strumento, viene utilizzato nel modo corretto, a quel punto noi abbiamo un'azione efficace. L'azione efficace non è nient'altro che ottenere nel nostro caso, una società che non faccia sentire nessuno escluso dalla realtà. Direi che tutto quello detto finora è una cosa molto importante per la società e, come diceva Paolo, per lasciare che nessuno sia escluso da questo. Quindi ci auguriamo, professore, che tutto questo possa essere compiuto. Ma sì, io penso che è molto importante che vi sia la coscienza a livello della società nel suo complesso e delle istituzioni in particolare, di queste necessità, la non settorializzare gli interventi, nel senso che non dire ecco io ho questo problema, do la pillolina, ho risolto il problema. No, noi dobbiamo pensare che nel campo di queste malattie il problema è a 360 gradi, coinvolge la medicina, ma coinvolge anche la famiglia, la società, quelli che vivono nella società e quelli che lavorano per la società. Questo tipo di coscienza credo che debba è quella che noi vogliamo suscitare con queste nostre manifestazioni. Ringraziamo i nostri due ospiti, il professor Ferdinando Cornelio e Paolo Cornelio, per averci spiegato dettagliatamente e in maniera così bella questo bellissimo progetto che mi auguro e spero che possa continuare e aiutare tutti.